Complimenti al tecnico Baldini per questa vittoria. Ieri si era esposto e si era anche sbilanciato molto in conferenza. Ha detto: sono fiducioso e a maggio qui saremo tutti contenti. La partita ha rispecchiato quello? Ha rispecchiato quello che avevo visto durante gli allenamenti. Avevo visto una squadra che era cresciuta molto, che aveva, con il 4-3 aveva ritrovato delle certezze, aveva trovato un modo di stare in campo molto efficace e soprattutto sono ragazzi abituati al lavoro e quindi li avevo visti lavorare con grande intensità e sapevo che stasera ce la saremmo giocata. La chiave della partita, la Pescara l'ha vinta andando a mettere una pressione asfissiante sui portatori palla della Ternana, sostanzialmente impedendo di mettere in mostra quella che era la loro qualità, il palleggio. Stasera i giocatori sono stati bravi. Bisogna fare i complimenti perché poi dopo è stata anche una partita, diciamo, una partita che abbiamo dominato, ma una partita che in certi momenti abbiamo rallentato e ci potevano essere delle situazioni che ci potevano far male. Ecco, questo non deve accadere, quando abbiamo trovato il gol. Siamo rientrati in campo, non abbiamo dato continuità a quello che avevamo fatto fin dall'inizio e difatti abbiamo preso il gol. E poi per fortuna i ragazzi non sono stati lì a guardare ma sono ripartiti e abbiamo dato questo bellissimo gol con D'Agasso e credo che abbiamo meritato questa vittoria. Ecco, chiedo due cose io, Baldini, prima di una domanda da studio del nostro Massimo Di Fabio Ferraresi. La prima, lei ha parlato spesso di magia in queste settimane a Pescara. Qual è stato il tocco di magia per trasformare Tuniov in giocatore discontinuo, nel giocatore che ha fatto questa grande partita? Io lo so che quando mi espongo tante persone mi prendono in giro, tante persone mi deridono, soprattutto quando i risultati non vengono, faccio la figura insomma del biscaro, si dice dalle mie parti. Ma a me questo non mi fa paura, perché io so con la mia coscienza l'impegno che ci metto e la passione che ci metto e io so quando vado nei posti giusti che certe cose si avverano. Questo è un posto giusto. Ve l'ho detto quando sono arrivato, che volevo avere la soddisfazione di allenare il Pescara. Per me era un premio allenare questa squadra, questa città, perché qui a volte avvengono delle cose che non hanno una spiegazione ma avvengono. E quindi, come tu hai visto, nel giro di neanche 10 giorni si è trasformata una squadra, proprio perché siamo a Pescara, perché sennò altrimenti queste cose non avvengono, si possono spiegare, bisogna solo viverle. Studio per il tecnico Baldini che vi ascolta. Domanda che farà naturalmente Fabio Ferraresi. Buonasera Baldini. Fabio. No, io mister innanzitutto buonasera. Ti faccio i complimenti, ti do del tu, se mi posso permettere. Quello che dicevo prima è che il tuo carattere secondo me ha già creato una grande alchimia anche col gruppo nella gestione e da come parli tu mi sembra di percepire questo, non so se me lo puoi confermare. Ma io me lo auguro perché io sono un sognatore, sono uno che crede alle cose impossibili e spero appunto di avere una forza interiore grande che è data dalla mia fede nel dire certe cose e non date per fare del folklore, perché oramai ho un'età che proprio il folklore a me non mi interessa e quindi quando dico queste cose vorrei arrivare proprio dentro le persone e ti dirò, senza aver fatto niente anche quando le cose non andavano bene. Non è che ora abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, abbiamo fatto una partita, però c'è stato un momento all'inizio in cui non riuscivamo proprio a quadrare e per esempio la gente a me mi dava sempre fiducia, perché quando andavo in giro chiunque trovavo riponevano in me una grande fiducia perché avevo lanciato un messaggio che la gente voleva sentire, perché la gente si identificava in questi messaggi che io gli ho dato, perché capivano cosa vuol dire essere un tifoso, essere un appassionato, uno che soffre per la propria squadra. E quindi come arrivavo, questi messaggi sono arrivati ai nostri tifosi, io devo essere bravo a farli arrivare ai miei giocatori, perché poi sono loro che vanno in campo e devono conquistare il nostro popolo biancazzurro con delle grandi prestazioni. Deve lasciarci Baldini una cosa flash, mister, cosa si è fatto Pierosi? No, non te lo so dire, bisogna che parli lo staff medico, che proprio non lo so.